Si parte con la musica, poi ci sono i sorrisi, gli abbracci, la merenda con i biscotti e le pizzette fatte in casa nel parchetto di quartiere. E la ricetta del pomeriggio organizzato al villaggio Dalmazia di Novara dalla comunità di Sant'Egidio. Il programma Viva gli anziani è anche l'occasione per mettere insieme generazioni ed esperienze diverse con i ragazzi della scuola di pace. Il quartiere è sorto nel 56 a Novara per accogliere i profughi istriani, ma nei mesi scorsi sono arrivati anche mamme, bambini e ragazzi in fuga dall'Ucraina in guerra. Storie e tempi diversi, stesso dolore di chi è stato costretto a lasciare la propria casa. Quando ho l'occasione di andare in giro a parlare della nostra esperienza, e parlo soprattutto ai profughi che vengono qua ora, ecco, dico, è diverso il modo, il motivo, la cosa, però il dispiacere, il dolore è lo stesso. Ecco. La comunità di Sant'Egidio ha infatti attivato anche a Novara il programma per gli anziani che serve a evitare l'isolamento sociale, creando reti e connessione tra chi abita nello stesso quartiere. E anche la voglia di poter vincere un po' la solitudine degli anziani, per creare dei momenti di incontro tra giovani e anziani, anche tra giovani di diversi paesi con gli anziani, per cui di poter creare una rete e dei rapporti di amicizia che continuano poi nella vita di tutti i giorni. Io voglio ringraziare la comunità di Sant'Egidio e sempre aiuto. A Novara quest'estate si può anche danzare tutti insieme con il progetto comunale che offre appuntamenti con musica e ballo nel cortile del Broletto fino al 31 agosto.